Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Minata, questo è il nostro sesto episodio di Roma Universalis 4 con i Cirochi e l'obiettivo si chiama No Trail of Tears, non l'ho mai detto fino ad ora, e quindi siamo in Iron Man. Come vedete stiamo colonizzando, sta andando avanti tutto così in maniera molto tranquilla e abbiamo già colonizzato fino al confine massimo delle 13 colonie sulla costa verso il sud. Adesso faremo la stessa cosa verso il nord fino a qui e andremo avanti. Il nostro avanzamento tecnologico al momento procede bene e vediamo un po' se ho scelto qualche mocana in decoro. Ok, quindi lo faremo a breve e andiamo avanti. Allora, vediamo se posso creare altre light ship. Sì, ci ho posto per altre 6. Man mano che piglio colonie sulla costa diventano sempre di più. Quindi una qui, una qui. Magari dovrei anche adesso costruire qualcosa per le tasse, perché... Ok, quindi questa colonia è entrata. E adesso... Adesso mi sposterei qui a Roanoke. O Roanoke. E andiamo avanti. Mettiamo a fare il core qui. Non ho più vassalli, giusto? Ok, ho solo un alleato, se non erro, forse due. Solo un alleato dall'altra parte della mappa. Eccole qua, le mie due light ship sono arrivate. Andiamo alla prossima missione. Accumulate money, forse è la cosa più semplice da fare. Yes. Ho ancora, sì, ho ancora il fervore colonialista qui fino al 1515, se non ricordo male. Sì, quindi altri 2 anni, poi dopo abbasseremo la manutenzione. Andiamo avanti. Cioè, qui a livello diplomatico me ne manca uno, quindi tra un po' l'avremo fatto, quindi possiamo anche togliere il focus solo sul diplomatico a quel punto. Perde dei soldi, va bene, come non detto. Dobbiamo arrivare a 500, ci arriviamo in un altro paio di mesi. Non voglio costruire altro. Ho detto che mi servono i soldi al momento. Ok, questo aumenta la nostra reputazione. A posto. Quindi direi, in questo momento, la cosa migliore da fare innanzitutto sarebbe forse dare una mano a quei nostri amici lì. E poi togliere il focus dalle idee diplomatiche, perché non ha più senso. Lo possiamo fare nel 1523, no, tra 9 anni. Dov'è che escono questi? Wakamo. Wakamu, dove sta? Ok, togliamoci un paio di uomini. Mettiamoci pure il nostro re per un attimo. A posto. A casa tutti. Togliamo il re. Comunque il capo tribù più che re, essendo noi indiani. Va bene, quindi gli occidentali ancora non si sono presentati, la cosa è abbastanza strana. Meglio così. Prima o più tardi, spero che non si presentino subito qui in mezzo a noi. Noi dovremmo salire di livello... Allora, mi sa che militare abbiamo fatto, diplomatico pure, ci manca solo l'ultima e amministrativa e poi siamo a cavallo. Praticamente abbiamo fatto tutto, siamo pronti per poter occidentalizzare, non occidentalizzare ma per riformare il governo. Ok, perdere uno di stabilità, aumentare il best tax o... quindi uno di best tax in più, lo so che sono soldi ma è una scemenza al momento, quindi va bene così.
Ci sono qualcun altro che è vassalizzabile? Abbiamo già un'alleanza, siamo a 140, mettiamo di 18, arriviamo a 158. Li possiamo garantire 168 e poi un regalino, quindi sarebbero vassalizzabili a sto punto. Anche se sono lontani dal nostro obiettivo. Vabbè, è sempre una provincia in più. Migliorano le relazioni con loro. Eccoci qua. Le navi, quanti soldi dobbiamo mettere ancora da parte? 144, altri 44. Mi sa che è finito il fervore colonialista, quindi sì, a sto punto abbassiamo la manutenzione delle colonie. Ecco qua. Quindi mettiamo un altro po' di soldi da parte a ogni colpo. Ok, forse posso anche abbassare un po' la manutenzione delle armate, tipo così. 6,40. Per due mesi di soldi così. Andiamo avanti. Tocca aspettare per fare prima sto cavolo di evento. Ok, l'ultimo avanzamento a quanto pare, sì, stability cost modifier meno 25%, a posto, meno 20%. Ma come abbassiamo la manutenzione dell'arma? Mi sa che non conviene risparmiarsi di 30-40 ducati centesimi, insomma. Per una sciocchezza così. Allora, loro sono vassalizzabili, gli mandiamo un bel regalino. Ecco qua, siamo pronti, eh? Ok, un altro vassallo, perché no? Colonize questo qui, Pamlico, richiamo. Vediamo se me li posso permettere tutte e tre, ma non credo. In verità sì. Ok, allora portiamoci le truppe. Ok, sì, troveranno un bel po' di ribelli via via. Si è andato un po' oltre. Ok. Allora da qui lo togliamo e lo rimandiamo qua. Vediamo se riusciamo a fare progressi significativi. Ok, forse potremmo costruire un altro po' di tax income. Ecco qua sulla provincia. E local tax modifier. Questo tutte e due culture non accettate. No, ok, quindi basta così con le costruzioni al momento. Facciamo altri core da fare. No, mica ci siamo dimenticati indietro qualche core. Sembra di no, tutto a posto. Potrei cominciare a prendere le idee. Magari a questo punto lo posso fare, perché a livello diplomatico non ci conviene salire. Quindi sì, adesso lo facciamo. Questo che cosa fa? Ci dà gli esploratori. Vedete, questa colonia qui cresce solo con il più 35 all'anno, perché ci stiamo dando dei soldi dentro, quindi è molto lenta. Mycans.
dove stanno. Quali sono? Questi? Avere un più 40 con loro sarebbero vassallizzabili. Sì. Come va con le relazioni? 2 di 3. Speriamo che adesso non ci succeda di nuovo quella scemenza del meno 1. Andiamo, controlliamolo subito. No, a posto. Non so se era tipo una peculiarità di quel regnante, ora che ci penso, ci dava un malus. Ok, migliorano le relazioni con loro, vediamo un po'. Abbiamo più 187 al massimo. E programmiamo la garanzia. Appunto, quindi questi sono vassalizzabili, grande. Diamo l'accesso militare. A posto. Quindi abbiamo ancora 85 possibili. C'è tutto lo spazio per vassalizzare senza spendere soldi. Un buon evento. Andiamo avanti. Quindi dopo avremo due vassalli, giusto? E alla prima occasione li integriamo tra 10 anni. Entrambi. Se magari si spostassero qui su una zona di mare sarebbe cosa molto più gradita, ma fa nulla. Eccolo qua. Perché no? Andiamo. Sarei tentato, tanto alla fine ci abbiamo tutto. Sì, vabbè, lo facciamo. Creare un'armata per il nostro paese? No, sì, vabbè. Sarebbe tipo creare altre 15 truppe. O quelle, o i soldi. Come va? Ah, siamo rimasti un po' indietro. Euron, sa bello che è rafforzato. C'ha 27.000 truppe ed è livello 2 militare. Ma tanto non credo che arriviamo a scontrarci con loro. L'altro grosso chi è? L'altro grosso chi è? Iroqua, che mi sa che stanno più vicini. Eccoli qua, Iroqua. Sono 22. Vabbè, noi, ecco, una volta integrati i Mohican qua. Abbiamo 9 truppe lì, vabbè. No. Sono salito di livello militare, ma non mi interessa, a meno che non devo stare dietro a qualcuno che è minaccioso. I punti li mettiamo da parte, che è meglio. Occidentali, dove siete? Sai che conviene perdere stabilità, perché tanto adesso punto un po' più su questi punti qua, magari andiamo avanti con le idee. Vedi che qui ci dà un più 20 di increase, quindi questi me l'ho dimenticato, se non puntavo anche qui prima. Vabbè, fa nulla, andiamo avanti così. Ok, questo ci dà uno sconto del 15% sui costi di... Ok, quindi è finita una provincia. Andiamo qui il nostro colono, vediamo se ci abbiamo ancora. Sì, la pigliamo. Facciamo il core di questa nuova provincia e vediamo un po' le costruzioni. Taxinca solo qui, e local tax modifier qui sotto, vedete, 1,27 e 1,02 all'anno. A posto. Noi dovremmo spendere pure qualcosa per il manpower ormai, perché sennò veramente forse poi pure qualcosa per la difesa almeno delle province a mare. Prima o poi. Quindi Pamlico sta entrando. Abbiamo ancora... Sì, più 25 qua.
fino al 22, tra poco, 15 ottobre, va bene. E dopodiché possiamo anche abbassare la manutenzione, tanto sono solo soldi buttati, altrimenti non salgo di livello tecnologico, è inutile che me lo dici. Ecco qua, 15 ottobre, abbassiamo pure. Non si è rinnovato. Ecco qua. Rimettiamolo di nuovo a zero, tanto risparmiamo un bel po' di soldi. Eccellente, altra colonia entrata, questa. Ok, pigliamo questa delle due, che c'ha 4. Ah, abbiamo dei problemi con l'arresto adesso. Vediamo se abbiamo uno che ci può abbassare l'unrest. Sì, questo qui, perfetto. Ce lo possiamo permettere questo 3.2? Perfetto, ce lo possiamo permettere, quindi non ci avevo pensato, giustamente. Andiamo avanti. E a livello economico possiamo permetterci un po' di cose adesso. Per 2 anni e questo fino al 1° dicembre, quindi tra un po' si risolve questo problema qua. Ok, Pamlico è diventata una nostra provincia. Costruiamo il taxing camp e local tax modifier solo lì, va bene. Andiamo avanti. Ok, quindi Chesapeake si chiama quest'altra. Gli occidentali ancora non si sono visti. Le navi sì, però è strano che non siano ancora arrivati. Probabilmente ci saranno i Caraibi, ci sarà lo Spagno. Eccoli qua, mi sa, questo è il Portogallo, eh. Quello è Portogallo. Ah, eccola qua l'Inghilterra. Eccola qua l'Inghilterra. Non ci avevo manco fatto caso. Sono solo colonie. Fortunatamente non hanno deciso di mettersi nei nostri territori. Solo colonie, quindi appena avranno fatto dovremo metterci subito a migliorare le relazioni con loro. Infatti non posso nemmeno vedere. Quindi è arrivata l'Inghilterra per prima. Le nostre province vanno avanti. Ho detto che questa sarebbe stata un po' una campagna così. Allora, prendiamo efficiency 50 punti o tanti soldi. Io penso che i punti siano molto più importanti dell'efficiency. Dei soldi. Global set increase più 20, grandioso. Quindi però questo solo se spendo soldi, giusto? Solo se spendo soldi. Quindi a sto punto mi sa che conviene cominciare a dare i fondi alle nostre colonie, perché un più 30 l'anno almeno si va più veloci. Ce lo possiamo permettere fortunatamente, quindi ok, è arrivato il momento di spenderci un po' di soldi. Local tax modifier. Non mi ricordo se questa è una colonia, ma non credo, no. Allora, questi da quanto tempo sono annettibili? Ah, non l'ho ancora vassalizzati. Porca miseria, stupido. Mi sono perso il treno. Ma gli devo fare pure un regalo. Guarda un po' a te. Mi sono dimenticato di vassalizzare. Convinto che l'avessi fatto. È che posso vassalizzare, annettere questi adesso a sto punto, almeno tra 2 anni. Vabbè, allora lì vassalizziamo. Mannaggia me. Ok, ero convinto di averli già vassalizzati, mi sono dimenticato di farlo.
pazienza. Importante perché questi stanno nelle 13 colonie. Mi vedo se provo a salizzarli pure questi, un po' di pazienza. Chesapeake. Qual è il mio obiettivo? Tanto che ho qui una città. Mi sono arrivati altri soldi. 2,54. Ok. Quindi la nostra federazione è vuota al momento. No, c'è sta già un'altra nazione. C'è sempre un'altra nazione. Come va la colonia qui? Ok, sono neutrali. Allora, innanzitutto mandiamo un amico qui a parlarci. Gli posso dare accesso? No. Dobbiamo arrivare fino a quassù. Niente proprio di meno che. Siamo un po' indietro, in verità. Un po' di soldi. Che cavolo fa? Perché si è spostato lì sulla, su Londra? Ok, produzione. Local tax modifier, l'ho fatto già dappertutto dove ci sono le culture accettate. Goods produced, sì. Quanti uomini posso avere? 44, mazza. Tanto non servono perché appena riformeremo li perderemo di nuovo tutti. Ah, le light chip ho dimenticato, sicuro come il sole, sì, 20 ne posso avere addirittura. Eccole qua, le barche. Ok, quindi Nantcock è andata, vediamo il prossimo obiettivo, è farlo diventare Placate England. Quindi fare il coro su Nantcock. Dove diavolo sta? Non era questo? No. E questa, allora, quindi continuiamo a colonizzare come matti e op, sto a fare le navi, creiamo un template, 10 10, save, a posto. Ok. Nazionalizzare Nantcook. Sono migliorando le relazioni con loro. Questa cosa vi fa vedere dove è la capitale, ma solo quello. Abbastanza strana come cosa. Ok, speriamo che non arrivi nessuno degli occidentali nelle nostre terre. Ok, nazionalizzate, andiamo prossimo. Ok, potrei placare l'Inghilterra. Tanto lo farò. No, stanno colonizzando quella zona lì, meglio per noi. Vediamo se gli posso offrire l'accesso unitario, non gli frega niente. A livello economico immagino che ci vogliano le palanche. Sì. Per pigliare i punti. Ok, allora, quindi dobbiamo puntare solo sul fatto di migliorare le relazioni. Non gliela faccio. Arriviamo a 90 massimo. E quindi che mi invento? L'accesso non lo vogliono. Ok, quindi la posso togliere questa missione tranquillamente. Speriamo non ci attacchi. Comunque abbiamo un più 90.
forse è il caso di cominciare a costruire pure degli uomini, perché non vorrei farci vedere troppo appetibili. A livello militare siamo livello 2, livello 3, livello 3. Vabbè, non voglio buttare punti, però alla fine noi integrando questi avremo 9 uomini in più. Se dobbiamo alzare la stabilità. Ok, c'è morto qualche consigliere. Vediamo un po' chi è andato all'altro. È un bel po' di consiglieri. Allora, togliamo questo focus maledetto da qui e andiamo avanti. Sì, abbassiamo l'inflazione, perché è una cosa che ci ha dato sempre problemi. E trade efficiency. Quindi hanno dei materiali nuovi loro. Buon per loro. Allora, fra quanto tempo potremmo integrare questi amici? I moicani. Nel 35-6 anni. Questi qua sono sicuramente già integrabili, sì, però mi farebbe un danno alla Diplomatic Reputation, quindi ce li teniamo buoni fin quando non siamo pronti ad integrare gli altri. Ok, tra un po' avrò anche l'altro colono, quindi con 3 coloni contemporaneamente si va un attimino più veloce. Dobbiamo arrivare lì su prima possibile. Forse sta cosa qua mi sono dimenticato e conveniva fare il contrario prima. Vabbè, pazienza, andiamo avanti. Ok, sono tutti livello 2 questi. Basta non essere aggressivi, dovrebbe andare tranquillo. Rivali non ne posso scegliere. Un'altra colonia sta per finire, ci sa pic. Quindi andremo avanti. Ecco, l'Inghilterra continua a spostarsi. Aia. Aia, aia, aia. Vabbè, sembra tutto positivo. Dobbiamo muoverci. Forse non era il caso di togliere il focus lì fin quando non prendevo l'altra idea. Ormai l'ho fatto. Allora, finita quest'altra colonia, io direi che possiamo chiudere anche questo episodio qui. Quindi Chesapeake, Chesapeake è questa. La mettiamo a fare la nazionalizzazione, ci spostiamo qui, ci pigliamo quest'altra colonia e chiudiamo così l'episodio. Grazie ragazzi come sempre dell'attenzione, ci vediamo la prossima volta. Ma stai facendo il coro su Milano per caso? Sulla Lombardia? No. No, meglio, perché sennò i ribelli ti avrebbero fatto perdere i punti. Ma sono a far sulla Sardegna. Ti sei preso pure la Sardegna? Te posso. Sì, sì. Alla fine della sì, sì, che me la sono presa. Non me ne sono manco accorto.